Gesù Cristo. Mio padre fu deputato della prima legislatura fascista. Ho capito. Nel 1923. 23-24. Non andò a votare le leggi per le prerogative del capo dello Stato, perché già allora, che è stato a gennaio 25 queste leggi, non andò a Roma per votare. Dopodiché cadde, diciamo, in disgrazia dal fascismo un po'. Qui ci dovrebbe essere anche la capacità di accesso. C'era una scaletta che andava verso il basso. All'entrata? All'entrata no, o no. Della dentro la chiesa? Verso la sacrestia. Dove? Verso la sacrestia sulla sinistra, entrando. Sì, mi pare almeno. C'era un passaggio. Ripeto, io... Perché allora è per certo che venivano messi i cadaveri sotto sì. La pavimentazione delle chiese, sì. Come a San Vito, come a Chiesa Madre, sì, sì. Come a San Nicolò. Quindi queste non sono mai state... Fino a quando non sono stati obbligatori cimiteri completi. No, per carità, per esempio uno studio si può fare a livello antropologico, archeologico e antropologico, per vedere qual erano le morie per di quei tempi, qual erano le malattie più intime, se c'erano una moria più per giovani che non per adulti, in base alle dimensioni sì. Dei resti umani, sì, certo. Uno studio si può anche fare. Ora, che stanno facendo qua, io ancora non lo so. Ma credo che la vogliono restaurare, perché la Trinità poté funzionare, sia pure saltuariamente così, fino al terremoto di Santa Lucia. Quando, in che anno? In che anno è stato? 92 mi pare, 992. Ok. Il terremoto, che cominciarono a cadere pezzi del cornicione, qualche inconveniente. Il rischio anche eventuale cadute delle campane. Una campana c'è che sta a portare. Sì. Mi hanno detto sì. Ma non che è caduta. Eh beh, cadute se la sono portata. Forse è caduta e sta a portare, oppure poi c'è chiamaro e sta a pigliare. Come è successo a Santo Crocifisso, certo. Come sta succedendo a comunque. La Chiesa continuava in qualche modo a funzionare. Per moltissimi anni, quando io ero ragazzo, ricordo, la domenica mattina alle 8 veniva o il parroco della Chiesa Madre o un sacerdote da Tremestieri, che non mi ricordo come si chiamasse, che veniva a dire la messa qua e poi passava a casa nostra a pigliare il suo caffè dopo la messa. Vabbè, sempre così era. Sempre così era. E io mi ricordo che per me il ragazzo che la mattina alle 8 avrei dormito volentieri, alle 7:30 mio padre ci svegliava. Vestitevi che dobbiamo andare a messa. E quindi perché la liturgia si svolgeva qua. E andavamo a sta messa delle 8. C'è il telefono di casa. Perché adesso questa, insomma, sì, okay. Si fanno delle spese, eccetera, ma c'è un burlano. Sì, mi fa piacere se la restaurano e se io ancora campo, almeno la mattina mi vado a però, la mattina di domenica. Consacrare, perché penso che sia. No, forse non è. No, no, credo che sia rimasta consacrata. Consacrata. Perché dopo il terremoto di Santa Lucia ci hanno fatto dei lavori per
renderla di nuovo agibile. Agibile. E si sapeva che la avrebbero dovuto aprire da poco. Ma c'erano tele anche, non affreschi, tele. Poi cascò qualche altro pezzetto di cornicione, perché si vede che l'avevamo restaurata male. La chiusero e non se ne parlò più. Ma quel segno, la croce di Malta, che c'è molto evidente, no? Nel frontespizio, lì sa qualcosa, no? Quello è un classico segno di presenza templare o comunque dei cavalieri di Malta. Non lo so per come e perché. Da. Ma a proposito di quel tema di Trinità. Questa è la chiesa della Trinità. Sì. Brune. Sì. Signor Barone, a proposito del quartiere Trinità, è vero che qui sono state fatte delle indagini archeologiche, sono stati ritrovati degli oggetti, diciamo, di epoche antiche? Sì. I tempi forse di Pace Nicola? No, ricerche vere e proprie, credo che non siano mai. Questa è la vostra casa, è perché fatte. Lì non ci... Che non certo. Ci... Quando era vigneto e c'era molta sciara, perché c'era stata tutta... La... è stata lampita dalla lava. Sì. E all'epoca la manodopera costava poco. Durante l'inverno si scatenava. Cioè si rompeva per piantare le rocce in virtù della famosa per mezzadria. Per rifare terra utilizzare per piantare lì. Nello scatenare sono stati trovati, togliendo, lasciare, eccetera, dei residui di... Epoca romana pure? Sì. Anche qui nel... Anche nel terreno qui della villa? Anche nel terreno, sì, della villa, o nella parte che... Nella parte est. Certo. Est, verso quella che era la macelleria, perché la macelleria... era dall'altra subito parte. Dopo il nostro confine. Sì. All'incrocio fra via Tremestieri e questa strada nuova c'era un macello. Certo. Ma questi resti poi sono stati, come dire, catalogati. Non si sa. Io da mio padre avevo sentito che un poco di monete che avevano trovate in uno degli scateni a tempi di mio nonno, lui li aveva distribuiti fra i suoi compagni di scuola, così come giochi, ecco. Perché come, non c'era una, quando io una ragazzo, salvaguardia del io ragazzo patrimonio. Sono sceso nella chiesa appena si arriva a Massa Annunziata, Sant'Antonio, a Sant'Antonio. C'era un vigneto lì, era dei gente che venivano da Barriere di Catania, mi ricordo si chiamavano Giuffrida, Leonardi, e quando sono sceso sotto nella chiesa, sotto il pavimento, ho trovato tanti resti umani, tra cui mi ricordo che c'era un teschio che era nella sua interezza di colore rossiccio, perché fu sollecitato termicamente e assunse questo colore, questo teschio. E così sarà a San Vito, così sarà alla Chiesa Madre, eccetera. E così penso sarà anche qua. Può darsi. E queste sono cose che vanno evidenziate, no? Perché poi fu all'ombra dei cipressi o dentro l'urne con portate di sangue. Di pianto. Di pianto. E no? Forse il sonno era la morte mentuna. No, Pindemonte. Così nei sepolcri, no? Vede ben Pindemonte. Anche la Sfeme, ultima ultima... Anche la Sfeme ultima. Anche la fede, ultima Sfeme, fugge speranza. Senza altri. Sì. E involve tutte cose, l'oblio nella sua. E fu lì con l'editto poi napoleonico che passarono i resti umani dalle sottochiese direttamente ai cimiteri. Sì. Ora, qui non so neanche che ditta sia stata incaricata di fare questi lavori. Ma mi dicono che è tutto sotto la reggenza del governatore della Confraternita, l'ingegnere La Piana. Sì. La Piana. È uno che abita qua, quasi di fronte.
sarà uno di probabilmente mio figlio La Piana, lo conoscerà, che allora orbitavano alla Piana di Catania. Però è giusto esporre un programma, che cosa fate, che non appunto fate. Sapendo chi è. Mi spiace che faccia la fine dell'auditorium della chiesa di San Nicolò. Non penso. Quella è stata completamente smembrata, fatta, sì, rifatta. Poi come diventa proprietario il vescovo di Catania, il vescovato, quando i proprietari sono i confratelli. Sì. Ma infatti io avevo inteso dire qui che qualcuno era andato a parlare al vescovo di Catania per la restaurazione, il quale vescovo ha detto non dipende da noi perché è di una confraternita, non siamo noi che possiamo finanziare. È sotto reggenza e controllo sempre del vescovato. Sì, va bene, ma siccome volevano soldi al vescovato, che non ne voleva dare. Ma dice, pensa, ci io deve dico pensare. La storia per cui è passata la confraternita di San Nicolò è una vicissitudine particolare, perché era dei confratelli. I confratelli non approvarono mai questa trasformazione. E come passò di proprietà al vescovato. E come il vescovato la vendette al comune di Mascalucia. Questo fu l'imbroglio. E dopo che ci è speso un sacco di soldi, evidentemente, dopo passò in vendita dal vescovato dal vescovato passò al comune. Dopo spesi tanti soldi e hanno travisato un po' quella che è la situazione architettonica anche di questa chiesa di San Nicolò, che io sono per la conservazione di certe opere, eccetera, sì, per carità, però bisogna vedere a che pro